Il dilemma dei tanti ragazzi che ogni anno completano gli studi e il ciclo obbligatorio per legge è quello di scegliere la scuola superiore più indicata alle proprie inclinazioni. Spesso però trovare la risposta giusta a questa domanda può cambiare la vita. Per aiutare ad orientarsi tra le scuole della propria città e della propria provincia esiste uno strumento utilissimo, si chiama Eudoscopio, che sulla base degli esiti universitari e lavorativi di oltre 1 milione di studenti appena diplomati ha stilato la graduatoria dei migliori licei e dei migliori istituti professionali d'Italia. E confrontando i risultati di tutti i comuni siciliani, limitatamente al liceo classico e allo scientifico, si scopre che ad aggiudicarsi il primato sono il liceo classico Mauro Lico di Messina, che conferma il primato ottenuto anche l'anno scorso, e il liceo scientifico Ferro di Alcamo, che guadagna invece una posizione rispetto al 2016. I criteri su cui si basa il lavoro di ricercazioni della Fondazione Agnelli, un istituto indipendente di cultura e di ricerca nel campo delle scienze umane e sociali con sede a Torino, promotrice del progetto Eudoscopio, sono gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dalle matricole. La scelta di concentrarsi sul primo anno di università deriva dal fatto che sono proprio i primi mesi quelli maggiormente influenzati dal lavoro fatto durante gli anni nella scuola secondaria. Prendendo in esame i risultati dei diplomati negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, si scopre così che i licei classici siciliani che hanno formato le matricole tra i migliori spunta ancora il Francesco Mauro Lico di Messina con un punteggio di 80,83. Venendo ai licei scientifici è imporsa invece l'Empedocle, istituto privato di Messina. Nella provincia peloritana troviamo poi il liceo Impallomeni Milazzo e lo Sciascia Fermi di Sant'Agata di Militello. Per i classici l'Archimede a Messina e il Seguenza sempre di Messina per quelli scientifici.